Infatti io sono a favore, data la necessità di un chiarimento sulla normativa, però credo anche che sia l'occasione, visto che in concomitanza oggi diverse province, anche quella di Pesaro e Urbino, stanno approvando la riorganizzazione, di sollevare un tema che è quello delle valutazioni dei criteri per mantenere le autonomie e quindi per i limiti di autonomia che ad esempio nella provincia di Pesaro e Urbino la provincia non ha assolutamente tenuto conto e dalle voci che spero non siano confermate sembrerebbe che il Battisti, pur avendo superato il Battisti sono una scuola tecnico commerciale di Fano, pur avendo superato le iscrizioni e le richieste per una volontà interpretativa non verrebbe riconosciuto questo istituto d'autonomia come ha avuto in tutti questi anni e questo sarebbe un fatto molto grave e spero che ci sia la stessa solerzia per chiarire questo dubbio interpretativo e su questo la provincia non ha risposto a tutte le polemiche e anche giustamente dei dirigenti scolastici alcuni si sono dimessi proprio per questo fatto grave per cui era sarà data una chiara lettura alla capacità di rimanere autonomi sopra un certo numero di iscritti, poi sono stati cambiati i criteri della direzione scolastica. Io credo che questa giunta, in modo particolare l'assessore Lorenzo Tavrani, abbia il dovere di tutelare questo atteggiamento da parte degli istituti e di quella dirigenza che vuole mantenere l'autonomia. In passato lo ha fatto. Spero che con la stessa energia con cui l'ha fatto in passato lo continui a fare quest'anno, senza aspettare che le province decidano e poi senza prendersi nessuna responsabilità così lasciano che nel frattempo degli istituti che hanno avuto una grande storia, un grande ruolo sociale ed economico perdano la loro dignità nel territorio. Io capisco che Taglierini è molto impegnato in questo momento a fare gli accordi politici con Forza Italia per fare le elezioni provinciali, però credo che sia anche un giusto che oltre a fare un accordo con Forza Italia e Taglierini trovi anche il tempo per salvare l'Istituto Battisti come sempre.